Beh, anche quest'anno siamo venuti a fare questo allenamento a Merano. Merano ci troviamo molto bene perché la piscina è fantastica, incastonata tra le montagne, un panorama stupendo, in più l'ospitalità della società che organizza il meeting dove noi abbiamo partecipato per 3 anni consecutivi e poi anche la cittadinanza, le autorità ci stanno molto vicini. Quest'anno addirittura abbiamo inaugurato un albergo nuovo, il Prince Rudolf. Stiamo veramente bene, abbiamo la possibilità di allenarci tranquillamente, acqua stupenda, corsie e palestra, delle terme. Noi rimaniamo qui fino al 1º agosto. Ritorniamo poi nella nostra location del centro federale di Ostia, dove faremo l'ultima parte del tapering, dello scarico per arrivare alle gare dei campionati italiani Sette Colli 11, 12, 13 agosto. I ragazzi stanno nuotando molto bene e hanno la possibilità di fare delle ottime prestazioni a questo campionato in agosto. Come sempre, quando siamo a Merano ci troviamo anche con l'amico Luca Corsetti, che naturalmente segue alcuni atleti della nazionale italiana insieme ai suoi atleti del San Marino. E noi andiamo abbastanza d'accordo, probabilmente perché fra me e lui ci corre 20 anni e io cerco di considerarlo come un figlio, no, a parte le battute, che siamo vicini anche come pensiero in allenamento, siamo vicini come pensiero extra allenamento e anche se l'età è molto diversa, fra virgolette, il nostro pensiero è da coetaneo. Sono qui a Merano perché ho accompagnato Sabbioni che è collegiale e poi sono venuto a fare un saluto agli amici di Merano che come San Marino ci ospitano sempre in questa location perfetta. E sono fortunato perché poi Morini mi permette, sono uno dei pochi eletti che può lavorare al suo fianco e stare con lui. Ma secondo me lo fa solo perché poi dopo me lo compro sempre a tavola, me lo compro. L'amicizia con Morini nasce perché abbiamo gli stessi interessi, ci piace mangiare e ci piace bere, mangiare bene e bere meglio. L'unica cosa che ancora mi manca è che sapete benissimo che noi romagnoli siamo bravi a fare le patacate e coinvolgere un livornese a fare le patacate con me. Oramai credo che Merano abbia dimostrato attraverso le proprie società, ma attraverso le proprie strutture, sia alberghiere che naturalmente per l'impianto natatorio, di poter ospitare questa squadra prestigiosa della nazionale italiana. Oggi, quest'anno purtroppo non riusciamo a fare il meeting per le ovvie ragioni, però il fatto che la federazione o parte degli atleti abbia deciso di tornare a Merano naturalmente ci inorgoglisce, soprattutto anche nei confronti dei nostri piccoli atleti, gli atleti delle due sezioni che hanno organizzato lo swim meeting e che in qualche modo hanno dei riferimenti importanti anche per poter continuare ad essere motivati. La piscina del Lido di Merano è una piscina olimpionica che quando è stata costruita nel 2014 annoverava fra le tre piscine più all'avanguardia del mondo. Che quest'anno in versione ridotta la federazione ci chieda di ospitare questi atleti, atleti di questa caratura per un allenamento collettivo ci fa onore e ci dimostra che effettivamente il livello tecnico della nostra struttura è all'avanguardia. Già il terzo anno che possiamo ospitare questo bellissimo gruppo e certamente sfruttano non solo qui la palestra ma anche tutte le terme, tutte le piscine fuori, abbiamo 13 piscine all'esterno, abbiamo una sauna e abbiamo certamente questo grande centro fitness attrezzato molto bene. Noi qua al Prince Rudolf, dove ospitiamo gli atleti della nazionale, ci siamo un po' dovuti comunque adeguare anche alle esigenze di atleti professionisti. I nostri cuochi in cucina ovviamente si sono attrezzati per poter rispondere in maniera rapida e anche garantendo una buona qualità del cibo per le loro cene, che necessariamente devono essere sostanziose, visto che consumano un sacco in vasto, e anche per poter comunque rendere piacevole un soggiorno che è focalizzato al loro allenamento, ma anche a un po' di svago. We'll be right back.
È stato un anno molto difficile, un anno in cui abbiamo anche perso d'animo, abbiamo dovuto annullare un meeting che avrebbe avuto l'edizione record, avevamo già oltre 400 iscritti i primi di febbraio, però volevamo comunque a tutti i costi che il nuoto andasse avanti, volevamo ripartire, volevamo la nazionale qui, siamo riusciti a riportarla grazie a Stefano Morini e a Cesare Butini, e quello che facciamo oggi, questa staffettina con i ragazzini piccoli, gli esordienti B, campioni degli italiani, campioni della nazionale italiana, è proprio un segnale della voglia di ripartire di tutto il movimento, dai più piccoli ai più grandi campioni. Il nuoto, lo sport, deve ripartire da qui. Per me era una falsa partenza. È un torba e adesso la scienza è lì.